Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mesh Tuning. Oggi ritorniamo dopo veramente tanto tempo a parlare di detailing. Sapete che per chi mi segue su Instagram che spesso lavo la macchina, lo faccio sempre a mano, sempre con prodotti top quality. Tempo fa mi ha contattato un'azienda che produce diversi accessori per idropulitrici e in particolare si occupa di lance foam o foam gun. L'azienda di cui oggi andremo a parlare è la MJJC, il quale mi ha mandato una foam gun di ultima generazione, proprio l'ultimo modello che hanno creato. È una lancia foam veramente particolare, molto buona, che ho avuto modo di testare già per 2-3 lavaggi e mi sono trovato veramente bene, e diciamo ho deciso appunto di portare una recensione al riguardo, in quanto ne sono rimasto entusiasta. Quindi ragazzi, io direi intro e cominciamo a parlare del prodotto. Ok ragazzi, come potete notare non vi faccio vedere l'unboxing, in quanto ho già utilizzato questo prodotto, anche perché volevo provarlo prima di portare una mia considerazione su questo. Diciamo che partiamo da quello che troviamo all'interno della scatola. Innanzitutto partiamo da vedere il contenuto della scatola di questa Foam Cannon Pro V2, questa è la seconda versione, e diciamo all'interno ovviamente andremo a trovare il contenitore, la foam gun già tutta montata, andremo a trovare un foglio con tutto quello che ci serve per l'utilizzo con la nostra idropulitrice. Troviamo inoltre un nozzle. Il nozzle, per chi non lo sapesse, o anche estrusore in italiano, è stato inserito della misura di 1,1 mm, qui dentro è montato da 1,25 mm, e che già di per sé va molto bene, soprattutto su tutte le idropulitrici di fascia più economica e di homemade, dei fai da te a casa. Questo è consigliato usarlo su idropulitrici più professionali, che sono più potenti, hanno più portata d'acqua, pressioni più forti. Oltre questo ci troviamo ovviamente l'attacco per la nostra idropulitrice, la mia è una classica idropulitrice con attacco maschio da 22. Questo si andrà a inserire qui dentro e la foam gun è pronta per essere utilizzata. Oltre questo, una cosa molto simpatica, troviamo in dotazione tre filtri a rete, uno già è stato montato qui dentro, lo faccio vedere, vedo se la fotocamera riesce a mettere a fuoco, ma la vedo molto difficile, più o meno ce la fa, comunque lo vedete. Oltre questo che abbiamo appena visto, all'interno troviamo ovviamente il tubicino di pescaggio del prodotto, della diluizione, con questa simpaticissima sfera di metallo, che è veramente veramente utile, in quanto come potete notare, a seconda di come inclino il becco della foam gun, questa porta il tubicino sempre a gravità, insomma, quindi andrà sempre 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 a pescare il prodotto in qualsiasi angolazione. Foam gun fatta veramente veramente bene, la qualità dei materiali è decisamente elevata, quindi non stiamo parlando di un prodotto cinese di bassa qualità, ma in questo caso si sono veramente espressi molto bene. Un prodotto di alta qualità, o comunque un prodotto che sul mercato a poco prezzo
è veramente eccezionale, al pari di molte fangan magari più professionali che costano uno sproposito. Quindi, come dicevo, materiali fatti veramente bene, plastica molto dura, resistente al tatto. Abbiamo questo particolare in ottone, tutti gli o-ring già stati messi, quindi non c'è pericolo di sbagliare, è già tutta assemblata, ma comunque possiamo trovare una guida su come andare a smontarla per pulirla e fare una buona manutenzione. Oltre a questo, notiamo per esempio, a differenza della mia vecchia Pangan, il contenitore. Il contenitore è completamente diverso. Qui abbiamo una base molto larga e un collo del recipiente veramente importante. Come potete notare, questo non è il contenitore originale della mia vecchia Pangan della Dodo Juice, ma è semplicemente un contenitore dove prima ci stava il sapone per la foam gun, e l'ho semplicemente riutilizzato perché quello originale mi si è rotto. Mi si è rotto anche un secondo contenitore della Mafra che avevo comprato, fatto apposta per le foam gun. Quindi ho comprato due, uno con la foam gun si è rotto, un altro della Mafra si è rotto, si spezzava sempre qua il collo della bottiglia. Invece qui troviamo un collo della bottiglia veramente largo, veramente resistente, che darà sicuramente una lunga durata al contenitore. Ne ho veramente fiducia, o comunque ve lo confermerò tra un po' di tempo che la utilizzerò. Diciamo, i contenitori di questa fangan mi è durato circa un anno. Oltre a questo, appunto, come dicevo prima, notiamo la base molto molto larga, così quando la fangan cade, comunque la ritroviamo sempre sulla stessa posizione. Invece questa, ok, adesso non c'è liquido, però è veramente poco stabile. Questa, come la poggi a terra, cade ed è veramente molto scomodo. Passiamo quindi alla pratica. Dopo aver visto la teoria, voglio far vedere quanto è efficiente questo prodotto. Possiamo notare la quantità di schiuma, quanto è densa, quanto sembra buona. Veramente sono rimasto stupito. Possiamo fare veramente tante regolazioni con questa fangan. Adesso avevo l'ugello in verticale, possiamo posizionarlo in orizzontale e a seconda delle parti che vogliamo schiumare. È veramente fantastica. E la particolarità, diciamo, di questa fangan è appunto questa sfera che si trova nel pescante della boccetta, che ci permette di inclinare la fangan e pescare costantemente la soluzione, il sapone, lo shampoo. Ecco, ragazzi, questo è quello che volevo farvi vedere. Non importa quanto inclinate la fangan, viene veramente bene. Questa è la schiuma. Ci tengo a dire che ancora non conosco bene come funziona la fangan, quindi devo ancora imparare le diluizioni. Inoltre, questo che vedete nel video è il Citrus Magic della KKD, che vi lascio sempre in descrizione, che ho utilizzato per la prima volta. Quindi, ancora pure questo, non conosco bene le diluizioni da usare per fare un velo completamente perfetto. Ok, ragazzi, siamo giunti quindi alla fine del video. Abbiamo visto insieme come funziona bene questa foam gun. Ovviamente, ragazzi, in descrizione vi lascio il link al sito web di MJJC e il link della foam gun Canon Pro V2. È un link molto particolare in quanto, grazie a questo link che MJJC ha creato apposta per me, voi potrete acquistare questa fangan non dalla Cina, ma da un magazzino della Polonia, così da evitarvi i dazi doganali e una spedizione troppo lunga. Ovviamente, con questo link potrete anche scegliere il tipo di adattatore per la vostra idropulitrice. Quindi, ragazzi, io termino qui il video. Vi ricordo a tutti di iscrivervi al mio canale e di seguirmi su Instagram. Per questo video è tutto, io vi saluto. Ciao a tutti, ragazzi.